Abbiamo voluto lanciare un messaggio dal mio punto di vista fondamentale alle neuroscienze, che è la necessità di un pensiero che abbandoni il pensiero della convenzione e dell'usuale, per avere il coraggio di entrare attraverso la fisica quantistica in questo pianeta perennemente avvolto dal mistero che è il cervello. Questo è il messaggio lanciato dal Festival delle Neuroscienze, ospitato al Castello dei Conti Guidi a Poppi, una 2 giorni organizzata dalla Fondazione Gianfranco Salvini e dalla Clinica di Riabilitazione Toscana con il patrocinio della Regione, nel corso della quale l'intelligenza umana e quella artificiale sono state messe a confronto da scienziati, tecnici e filosofi. Quello che sono in questi giorni emersi sono i bisogni di un cambio ontologico, epistemiologico, filosofico nell'affrontare questo che è il sistema più complesso e affascinante dell'universo conosciuto, che è il nostro cervello. L'obiettivo è dunque quello di gettare un solido ponte culturale tra le discipline diverse che studiano il cervello, il comportamento umano, i suoi valori e i rapporti con la realtà. Ci sono molte ipotesi oggi, che iniziano a essere suffragate dai dati, che il nostro cervello sia in grado, attraverso dei meccanismi microscopici, di organizzarsi come se fosse una macchina quantistica. E questa ipotesi, che è affascinante, spiega perché noi non potremo mai in maniera artificiale replicare il nostro cervello e la nostra mente, perché la nostra mente è un insieme di cose che necessita questo parallelismo tra una cosa estremamente materiale come il nostro cervello e una cosa estremamente immateriale. Il pensiero non è proprio una materia strettamente legata alla medicina, semmai alla filosofia e ad altri aspetti del sapere umano. I neurochirurghi che lavorano da noi sono sostanzialmente i meccanici del cervello, mi passeranno questa frase. Le neuroscienze sono una aspetto affascinante della nostra vita e l'interesse dovrebbe spingere tutti a riflettere su quello che abbiamo dentro, cioè sul nostro pensiero, il nostro cervello.